Pano in redazione. Abbiamo Simone da Gubbio al telefono. Va bene, chiedete se è sposato. Chiedilo tu personalmente, che lo devo chiedere. Ma perché dobbiamo chiedere se è sposato? Scusa, non è questo il tema, a parte il fatto che stavamo presentando la nostra collaboratrice Eleonora Catapano, che salutiamo. Grazie Simone. Ciao Simone, benvenuto qui su Rai Radio 2. Pronto? Buona giornata a tutti. Ciao Simone. Allora Simone, che cosa copieresti da altre città per migliorare la qualità della vita della tua città? Innanzitutto, di dove sei? Dove vivi? Io vivo a Gubbio, sì? Nato e vivo a Gubbio. Sì. E cosa ti piacerebbe vedere a Gubbio? Allora, voi avete finora parlato di cose molto più importanti. Io vado un po' più sul dettaglio, perché spesso sono i dettagli che fanno la differenza. Sì, giusto. E faccio un discorso più a livello nazionale, non proprio della mia città. Quando si va al ristorante all'estero, soprattutto in Francia e in Germania, tu trovi sul tavolo già una bella caraffa d'acqua del rubinetto, d'estate anche un po' col ghiaccio, una fetta di limone, sì, che è gratuita. Allora, in Italia, se ci fate caso, andate al ristorante e chiedete l'acqua, vi danno quei 75 miseri centilitri di acqua, tra l'altro nemmeno in bottiglia, ve la danno quella del distributore lì, e te la fanno pagare 3 euro. Insomma, in estate io mi immagino una famiglia di 4 persone, bravo, a pranzo, accaldata, vanno a spendere 15 euro d'acqua. Bravo, vedi? Invece quella è una cosa, secondo me, molto civile, perché l'acqua dovrebbe essere, cioè, se io voglio un vino, un Tassicaia, un Tokai, allora me lo fai spendermi. Se voglio un lusso me lo fai pagare, ma l'acqua. Sono d'accordo con te, amico mio, carissimo. Okay. Non è possibile. È una cosa incredibile, questa cosa dell'acqua. Ecco, uno l'acqua del rubinetto, bravo, non pretendo. Poi, se la vuoi frizzantina, ti porti la bustina da casa, la sciogli la bustina. Ecco. La bustina, ricordate la bici? Esattamente, si metteva la bustina dentro e si squagliava, si faceva, bravo, un'acqua, bravo, e faceva digerire pure i spimmoli di fichi d'India. Era perfetto. Ma poi se proprio sempre a livello dei ristoranti, un'altra, sì, cosa che mi piace dell'estero, è la famosa doggy box. Sì. Che ora qualche ristorante, no, la adesso anche qui, no, lì ti fermo, però, perché anche qui si sono adeguati, sì, tutti. Però qui la devi chiedere, e sai che è un po' imbarazzante. Invece nei ristoranti all'estero, no, ma perché imbarazzante? Ma con quello che costano i primi, i secondi, i contorni, ma che scherzi? Ma io la chiedo. Allora, se te la negli Stati Uniti loro te la obbligano, te la fanno di sicuro, poi tu all'uscita, se vuoi, la dai al senza tetto di tour, è pieno di senza tetto. Vabbè, però comunque hai lanciato già questa cosa dell'acqua, che non è male. Per quanto riguarda il doggy box, ci stiamo adeguando. Grazie, caro Simone. Grazie, Simone. Ciao, guarda, buona giornata. Io, ciao, francamente aggiungerei il pane coperto, che è una cosa che ho visto soltanto in Italia. Coperto, il pane perché c'erano le mosche sopra. Scemo. E poi il fatto che in Italia è difficile che qualcuno ti porti gratis un antipastino, qualcosa per spizzicare nell'attesa del piatto quello principale. Pure c'è, già c'è. Non è vero, tante volte non spesso si fa. Spesso ti portano quel piccolo omaggio. Che ti porta? Ma quando? Beh, io tanti ristoranti lo trovo. Ma è raro, però anche un pezzo di pane con un po' di burro, sai qualcosa. Dategli un pezzo di pane a sto poraccio quando va al ristorante. Rai Radio 2 è sempre con te. Ora anche sul canale 202 del Digitale Terrestre.